I Novax qui ai pratoni del Vivaro a quanto pare non arriveranno. Una nostra fonte però ci ha appena confermato che alcuni di loro starebbero per arrivare in un grande parcheggio nella zona di Zagarolo. Eccoli, li abbiamo trovati. È appena arrivato un camper. Li vedete, sono due. Nel giardino di quella casa. Proviamo a citofonare per parlare con loro. Attenzione, sta arrivando una macchina. Salve, buonasera. Qualche problema? No, siamo dei giornalisti di La Sette. Siete dei giornalisti? Sì. Bene. Lei è il proprietario? In caso sì. Sono due giornalisti di La Sette. Hanno detto che potete andare a fanculo, altrimenti chiamano i carabinieri. Stanno arrivando delle persone. Buonasera. Correggetemi se sbaglio, voi aderirete a una manifestazione che il 14 punta a marciare su Roma e contro il governo. Marciare su Roma, l'hanno chiamato il vostro gruppo. Allora, okay, non c'è nessuna marcia su Roma. Allora, da noi, scusa, come noi? sono firmati dai vostri rappresentanti. La pandemia, come la dicono che si chiama così? Ma come dicono se si chiamano così? È una pandemia. Cioè, ma abbiate pazienza. La sindaca del prato di cosa? Come si chiama? Del Rocca di Papa. Sì. Vabbè, ci ha classificato come dei terroristi. Che metteranno i droni a controllarci, manderanno i contadini a menarci. Questo il sindaco non l'ha mai detto. Sono entrato con una macchina della polizia senza chiedere permesso e sono andato a identificare gente, quattro persone che stanno dentro una roulotte in una proprietà privata. Ma dove esiste questa qua? Poi se porto uno, se porto uno in caserma, ma dove stiamo? Evidentemente altro che pandemia, la polizia, mi perdoni, la polizia credo che sappia fare il proprio lavoro, no? No, quelle che sono venute qua no. Siete favorevoli o contrari al Green Pass? Contrari a tutti gli effetti. Perfetto. Riconoscete la pandemia che c'è stata? No. Secondo voi non c'è stata? Il virus esiste o no? Per me non è mai esistito il virus. Sono completamente diverso. Piacere. Arrivederci, piacere a voi. Allora, siamo tornati qua fuori alla villa dove abbiamo visto i camper perché c'è un gran movimento di polizia e carabinieri. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Abbiamo capito che stanno identificando le persone con cui abbiamo parlato poco fa. Nella villetta di San Cesario sono state identificate circa 20 persone. I posti di blocco andranno avanti fino al 14 giorno della manifestazione. Abbiamo già la polizia addosso dappertutto. Mi raccomando, in ordine sparso e ad orari diversi. Da tutti i punti di ingresso a Roma, ciascuno con i propri mezzi. Manifestazione con le macchine, manifestazione coi camper, coi camion se riuscite, dobbiamo raggiungere il centro di Roma.